tutti ragazzi, bentornati qui con Banana su Banana Food and Game. Oggi facciamo un'altra ricetta etnica. Volevo fare due premesse. Ascoltate, aprite le orecchie. Allora, primo, lo scopo di queste ricette etniche è farsi una risata, ok? Quando faccio una ricetta seria lo dico, quando faccio una ricetta per cazzarare lo dico. Questa è la ricetta per cazzarare. Per cazzarare, fa schifo, già ve lo dico prima, probabilmente farà schifo. Quindi prendiamola a ridere, è come quella quando ho fatto la pasta all'americana, ok? Perfetto. Seconda cosa, uno dei miei migliori amici è filippino, gli ho fatto il testimone alle nozze, padrino ai figli, al battesimo, quindi le battute che farò sui filippini sono rivolte a lui. C'ho tanti amici filippini, compresa la moglie, anche se lo vuole negare, c'ha la madre filippina, quindi non sono razzista, ma questi spaghetti filippini fanno schifo. È una ricetta, quindi già ve l'ho anticipata, spaghetti sauce, questa è una salsa con cui i filippini fanno gli spaghetti. Mi sono fatto dare la ricetta da questa mia amica filippina, oggi proveremo a farla e ci facciamo quattro risate. Saluto Nico e Blussi e Andrea Farinello, ciao! Ah beh, saluto pure Clara e Marvin, i miei amici filippini. Clara è quella che mi ha dato la ricetta e Marvin è il marito, amico mio, testimone delle nozze. Io e lui, perché ancora non sono sposato. Ciao! Faremo 200 g di spaghetti, un po' di cipolla, vabbè io avevo dello scalogno aperto quindi metterò lo scalogno, 50 g di wurstel, 100 g di macinato di manzo e poi l'eccezionale spaghetti sauce sweet filippino style. Abbiamo messo a soffriggere in un goccio d'olio il macinato con lo scalogno barra cipolla. Ora andiamo ad aggiungere il wurstel tagliato a pezzettini. Facciamo cuocere 5 minuti e poi aggiungiamo la salsa. Abbiamo fatto cuocere qualche minuto, andiamo ad aggiungere ora la salsa filippina. Che buona, eh? Il produttore di che sa, vediamo un po' se pure tu a te ti dà la stessa impressione. Non lo sento. Non lo senti? A me sembra un po' ketchup. Perché è dolce. Ok. Ora aggiungiamo un pochino d'acqua e facciamo cuocere un quarto d'ora. Allora, gli spaghetti sono pronti, momento che spengo il timer, se no ci suona durante la ripresa. La mia amica ha detto che i più intrepidi mettono anche mezzo cucchiaino di zucchero nel sugo. Siccome intrepidi è il nostro secondo nome, che poi del zucchero ce n'è un quintale, guardate qui, è proprio caramellata sta pasta, sto sugo. Noi ci abbiamo aggiunto anche l'altro zucchero. Ora andiamo a scolarci i 200 g di spaghetti. Poi si condiscono e si mangiano, non ci si mette sopra parmigiano o cavoli vari, anche perché il parmigiano nelle Filippine è un prodotto tipico. A chilometro zero. Condiamo e assaggiamo. Ecco qui ragazzi. Andiamo a assaggiare, va. Senza pregiudizi. Io no. Io assaggio tutto, lo sai. L'odore non è buono. Si sente ketchup e l'origano quello tritato, l'origano secco. Ma quintali l'origano secco. Adesso le giusto. No. Allora, immaginatevi della pasta lessa condita con ketchup e origano tritato. Questo è il sapore di questo sugo pronto. Allora, perché?
cioè i filippini fanno una ricetta buonissima, a me piace tantissimo, Clara lo sa, me la fa spesso anche la mamma, il pancit è una ricetta filippina buonissima, spaghetti di riso o di soia con si può fare di carne o di pesce, veramente una ricetta buonissima. Fate il pancit, perché fa sta cosa? Cioè, e addirittura aggiungerci anche mezzo cucchiaino di zucchero. Ma perché? Mo' assaggi tu, Tanto che ridi. È proprio uno, se dovrei venire là e prendere io. No, beh, assaggio... No, non mi va ad alzare mai a riprendere, ragazzi, scusate. Però perché questa cosa? Perché? Perché? Cioè, c'hai del pancit? Il pancit è buonissimo, fate il pancit, fate tante altre ricette buone che ci avete. Ma questo perché? Cioè, è una cosa che non ha veramente senso. E pasta col ketchup e origano tritato, ragazzi. Non la fate, non la assaggiate. Ciao. Il banana, il banana, il banana, il banana.